fa così. Vai, sta a te, servizi. Guardati l'angolo lì, guardati l'angolo lì. Ok. Vai, vai, vai. Ehi, perfetto. Controlla. Wow! Yes, c'è acqua! Acqua! Sammy fa l'acqua. A posto, mo? Ha fatto, vedi? Ha fatto. Sa pare che ha sempre fatto. Ora mi serve un attacco per questo che io non ho mai visto. Devi prendere quello universale. Esatto! Ma sicuro? Esatto, vai, vai, vai amore, vai. Ok, bravissima. Apri. Olè. Ah, buongiorno. Ci scaldiamo un pochetto e prepariamo per la colazione. Sami, dormo e Bullo va in esplorazione. Stupende queste montagne così illuminate. Guardate queste montagne. Poi vediamo dopo. Ci andiamo a fare una passeggiata perché voglio vedere un po' qua attorno. Stanotte faceva tutti i piccoli lampi. Sembrava un temporale lontano, ma non è arrivato nulla. Che pace che c'è qua, mamma mia.
Ah, buongiorno. Sono come? Prepariamo il caffè. Sì, se ci vedo. Tieno, via. Grazie. E te dico, puccio. Puccio. E va di colazione. Andiamo un pochino in esplorazione di col camp, come sempre prima. Un grillo grande con le alette viola. Rientriamo al camper perché ho camminato pure troppo.
come sa la fame. Natura, aperitivo e spuntino da aperitivo, calle calle. Bella calla calla. Che stress, mamma mia. Che hai fatto? Hai messo a asciugare i panni qua? No, spettacolo, stavo al PC, c'era Samy al telefono, mi è passato sotto il finestrone lì un lupo, si è fatto tutto il percorso così, è entrato là dentro. Bullo non l'ha proprio visto, Bullo sta qua, un lupo, mamma mia, che bello che era. Era cappuccino e grigio, sulla schiena grigio e tutto cappuccino sui fianchi. Bello. È passato tranquillo qua. Cioè così, all'improvviso. Ha sentito le voci e si è spaventato. Abbiamo visto anche il lupo. Bello bello. Ci mancava. Mannaggia la miseria, deve avere. Hai Sean Cam sempre attivo. Che bello, meno male che ne ha visto lui. Amo un carca un po' meglio sto pallone. Vabbè, Bullo più che altro che fa, abbagliava. Sì, abbagliava, ma ti ho detto un carcame meglio perché io con la forza mia. Incarcami, incarcami. Che, ma che sei, te ruba? Incarca meglio. Che don carcamo? Don carca questo? Sì, perché questo se dà una strattonata. Vabbè, vado a prendere la mazzetta, no, per incarcare. Incarca con Zara. Vado a incarcare. Ah, c'è sta la città, scusa. Ah, vado a incarchiare. Tanto Bullo che devo incarchiare. Ho incarchiare. Ma che sta a fare da mangiare, amore? Ho due ravioletti sfiziosi, col peperoncino di misocero, belli piccanti. Peperoncino di pepe. Pomodorella. Ah, peperoncino. Che sei pelati questo? Sì. E poi ci abbiamo... ravioli sugheri con ricotta, tartufo e parmigiano reggiano. Beccati e poi di caffè. Mamma mia. Non siete invitati, non mi dispiace. È roba strada. Poveri, io inviterei tutti, amo. Ancora un bollo. No, ancora un bollo. Bullo, ancora un bollo. C'hai fame, amore? No, no, per niente proprio. No, perché te l'ho dato lo spuntino. Che me posso mangiare tanto una sedia? Non c'ho fame per niente. Sì. Tac. Bullo! Di casa? Madonna, ma mi ha fatto prendere queste zanze, io le odio. Io le adoro. Io le odio. Io no. Perché, grazie amore, ma ci sono troppi insetti che entrano, amore. Ste cose sono... Guarda che belle, è perfetto. C'hanno i pesi sotto, troppo più di... meglio di così non le potevo mettere. Però la fortuna è che si arrotolano sopra dalla parte interna. E sono della fiamma? Per me è una chance. Vai, guarda amore! Beccati! Sono stupendi sti ravioli, te lo dico io, sono proprio stupendi sti ravioli. Ora li facciamo cuocere un pochettino, tolti i crudi, li facciamo passare. Come crudi? Lei è sbollettato un paio di... Questi hanno 4 minuti. 4 minuti, perciò te devi dare una regolata. Ma senti quanto sono duri ancora, sono belli tosti. Adesso ti faccio un saporino in sugo. Lascia almeno altri 4-5 minuti. Fate basilichetto, qualcosa. Piccante. Basilico no. No. Ce l'hai il prezzemolo fresco? Il prezzemolo sì. No. Cioè. Allora. È su.
l'erba cipollina e poi il prezzemolo. Come c'è un po' di prezzemolo, ti sta bene i ravioli, sta meglio di basilico, eh. Insomma, mica tanto prezzemolo, vabbè. Non ci va? Io ce lo metterei. Non ce lo metterei, no. Bocciato il prezzemolo. Che amore, porta qua già Villa. C'ho una fame. Ti aspetto un salone. Vado un salone. Asola hobby. Tac. Alla salute. Questo è buono. Non buono. Sì, sì, buono, amore. No, no, buono. Non buono, non buono, buono, non sì. Buono. Una te, guarda, guarda. Ho visto gente morire per molto meno. No, no. Questo è buono. Questo quello è buono. Non buono. Questo è buono. Guarda che spettacolo che ha fatto, amore mio. Mamma mia, che robetta. Poi le parmigiano. Poi le parmigiano. Poi le parmigiano. Potete farmi già, potete farmi già, devo dell'Everest proprio, tutto bianco. Potete farmi già. O vuoi il parmigiano? No, ma... amore. No. Non ci va il parmigiano. Non metti il parmigiano qua. Mo prima assaggio, poi ti dico. Vabbè. Perché ci va il tartufo qua. Io ci metto, se volete vedere, queste. Che ci metti? Carrapaccio di tartufo. Becca, tieni, quello magno da te. A me non mi ci piace. Mamma mia, capisci in cazzo. Ma è capos. Hai capito? Passano i lupi. Buonissimo. Spettacolo. Oh. Che bellezza. Niente, tartufo qui? Parmigiano e ricotta. Parmigiano reggiano e ricotta. Meritano. Meritano veramente, veramente buoni. Questo è il pane fatto da lui, eh. Questo è il pane che ho fatto io. Fatto tutto lui, eh. Ma io però lo volevo tagliare per farlo vedere. Io non sono domani, ma tu taglia. Guardate com'è bello ossigenato, le bolle che ha fatto dentro. Buono. Oh, è finito prima di me, un'altra volta. Sì, c'ho proprio fame, fame, amore. No, no. Ah, no, mangio, mangio, se pare non lo fa. Pomodorello magnifico, mangiato qui, solo che ti si apre troppo il stomaco qua, mo diventiamo budrilletti, budrilletti, basso e vuoi un po' di formaggio? Stavo a pensare, sai. Sette formaggi e ci mettiamo un po' di tartufo sopra. Mi piaceva il tartufo lui. Non è che ha detto no, è partita. Questo paninetto. No, il paninetto lascio un attimo lì. Ho dei bruschettini, usiamo quelle. Ah già, perché non c'è mo pane. Io sono goloso, ma lei è peggio di me, solo che lei riesce a tenersi, io no. Ma lei è più golosa di me. Solo che c'ha più forza interiore. Sto per la male di te, eh? Sta
sta in castigo, no, stai legato, non sai vivere, ci ho provato, ma tu niente, hai attaccato quel cane senza motivo, per quale motivo, che ti gira per la testa? Che ti gira per la testa? Vorrei entrarti dentro la capoccia per capire che pensi. Eravamo un pericolo noi, volevi fare lo spavaldo perché sei un bullo, proprio bullo. Per cazzo. Allora, c'è questo, tutte queste cosette qua, e ho comprato queste bruschette. Ah, questa è verde, la da buttare. No, sta molto bella, sai perché? Chissà forse chi l'ha aperta questa così. Lui fa che chi l'ha aperta questa così, io l'ho portata, ma è diventata verde. Ci siamo scordati di comprare il pane. Qua rischio di abbruzzarmi, oh. Madonna quanto spiglio. Ma prima era già freddo. Oh, gli ho detto amo non romper panino, se lo teniamo per stasera. Ma che cacchio ci si fa con panino? Ma meglio quello che niente. Ho capito, ma c'è la puzza. Pezzetto di caciotta, in offerta speciale, 2,49 euro. Meno male che è in offerta. Questo è uno dei formaggi che io uso per le mie ricette, per farlo sciogliere. No, è bel paese. No, c'è quello tedesco, io non mi ricordo mai. Tipo il brie. Tipo il brie. Tipo il brie, brie. Che mi metti un po' di patè? È tartufo questo? Che cazzo sto tartufo? Ah, proprio mai. Grazie. Ma è mamma, ho storto. Basta così, grazie. Mamma mia. Guarda, che se sta qua. più golosa di me, però se tiene. Ammo, è previsto un caffè. Ecco, Anna, sbrigo prima. Mi sbrigo a fare i piattini perché poi mi sbrago pure io. Guarda, la gente altolocata, vedi? Se ne va ai piani alti, lei, capito? Invece noi poveri proletari, qui, nei piani bassi. Brava, sei brava, 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 brava. Si rilassa, eh. Io vado de pennica. A dopo. Cambio di programma. Abbiamo deciso all'ultimo di spostarci, rimanere sempre qui nelle zone, però andare su. Cambiamo semplicemente posto in cui dormire, ma rimanendo qui in zona. Abbiamo